Ciao a tutti, oggi è il 3 settembre 2017, sono le 8 e mezza di mattina e oggi ho pensato di fare qualcosa di un po' diverso. Ieri è stata una pessima giornata, piena di pioggia, anche grandine, però ho ripulito il cielo e oggi è una bellissima giornata. Ecco, siamo a Peschiera e questo è il lago di Garda. Allora, pochi giorni fa alla radio ho sentito parlare di Matthias Rust. Chi è Matthias Rust? È un aviatore tedesco che nel 1987 decise di prendere il suo aeroplanino dalla Germania e atterrare a Mosca. La storia mi ha talmente colpito che ho deciso di raccontarvela, perché ne vale veramente la pena. Matthias, uno studente tedesco con la passione per il volo, infatti aveva il brevetto, decise un bel giorno di maggio del 1987 di noleggiare un Cessna e di volare fino in Russia. Decolò dalla Germania, andò prima in Islanda, dall'Islanda volò in Norvegia, a Bergen, e da Bergen volò in Finlandia, a Helsinki. A Helsinki depositò un falso piano di volo, disse che voleva andare in Svezia e invece in Svezia non ci arrivò mai, perché quando fu sul mare spense la radio e sparì dai radar perché si abbassò a un'altitudine in cui non poteva più essere identificato. In Finlandia pensarono al peggio e infatti partì una missione di ricerca perché si pensava che l'aereo fosse caduto in mare. Invece Matthias stava semplicemente andando verso Mosca. Quando fu vicino al territorio russo venne identificato da ben 3 batterie di missili, però queste non ottennero mai il permesso di abbatterlo. Pochi anni prima, nel 1983, era stato abbattuto un aereo che aveva sconfinato in Russia e morirono quasi 300 passeggeri. Da questo momento le autorità russe decisero di ammorbidire un po' le regole di ingaggio. L'aereo di Matthias continuava ad andare verso Mosca e venne intercettato da 2 MiG, però anche questi non ottennero il permesso di abbatterlo. Da qui, per una serie di coincidenze favorevoli a Matthias, non venne più intercettato. C'era stata infatti una riorganizzazione dei sistemi russi e le basi praticamente non riuscivano a comunicare fra di loro. In più, sopra un aeroporto, era praticamente stato disabilitato il sistema di tracciamento dei nemici e tutti gli aerei venivano catalogati come amici e quindi fu catalogato anche l'aereo di Matthias amico. Venne anche scambiato per un elicottero perché il giorno prima c'era stato un incidente aereo e quindi c'erano degli elicotteri che giravano nella zona e per la velocità molto bassa e per l'altitudine anche molto bassa venne scambiato per un elicottero di soccorso. Quando Matthias arrivò a Mosca, provò prima ad atterrare nel Cremlino, solo che vide che non c'era abbastanza spazio. Allora provò per ben 3 volte nella Piazza Rossa, solo che anche lì, siccome c'era molta gente, sarebbe stato molto pericoloso. Allora decise di atterrare in un ponte che c'era vicino alla Piazza Rossa. Atterrò il 28 maggio 1987 alle ore 19 e rullò fino alla Cattedrale di San Basilio, che è appunto vicino alla Piazza Rossa. Quando scese dall'aereo venne accolto con molto entusiasmo dalla gente, c'era molta curiosità e gli venne offerto addirittura pane e sale, che è un gesto di amicizia. Dopo circa un'ora arrivò una macchina della polizia e successivamente anche una macchina dei KGB. L'aereo venne perquisito da cima a fondo e Matthias venne portato in centrale e interrogato dal KGB per diverse ore. Quelli del KGB pensavano che fosse una spia. Però Matthias continuò a ripetere che il suo era un gesto di pace. Infatti Matthias sosteneva che la gente dei 2 blocchi, quello occidentale filo americano e quello orientale filo russo, volevano solo vivere in pace e quindi il suo era un gesto di pace. Venne però processato, non per spionaggio, ma per ingresso illegale nel paese senza documenti, insomma, è condannato a 4 anni di reclusione e lavori forzati. Fece amicizia col direttore del carcere e quindi in Siberia ai lavori forzati non ci andò mai. Anche perché in Siberia avrebbe incontrato molti dei militari che per il suo gesto persero il lavoro.
perché vennero accusati di incompetenza. Si calcola che circa 2000 persone persero il lavoro per il suo gesto. Dopo 432 giorni di carcere, Mattias fu rilasciato per un'amnistia. Quando però tornò in Germania, gli tolsero il brevetto di volo e gli diedero $100,000 di multa per l'operazione di soccorso che era stata messa in piedi per salvarlo, ma alla fine non serviva a salvarlo perché lui stava tranquillamente volando verso Mosca. Ci fu una campagna mediatica contro di lui perché lo accusarono di aver messo a rischio la pace fra i due blocchi, quello occidentale e quello orientale, e di aver rischiato di scatenare una guerra. Durante il servizio civile in un ospedale, una sua collega rifiutò le sue avance e lui la accoltellò. Quindi si fece un anno e mezzo di carcere. Quando uscì dal carcere andò in Russia, lavorò come commesso viaggiatore, poi fece un paio di anni in giro del mondo e poi ebbe ancora problemi con la giustizia per un furto. Cessna, che aveva noleggiato Mattias, venne restituito dai russi e lo comprò un giapponese, che lo tenne per un po' di anni in un hangar sperando che il suo valore si alzasse. Invece questo non successe e lo regalò praticamente a un museo di Berlino. Mattias ebbe successivamente ancora problemi con la legge, poi si sposò con una donna che aveva conosciuto durante il viaggio attorno al mondo che aveva fatto in 2 anni e tutt'oggi non si sa più cosa faccia, maestro di yoga o qualcosa di simile. Perché vi ho raccontato questa storia? Primo, perché bisogna sempre credere nei propri sogni e ne è l'esempio Mattias, che ci ha creduto fino in fondo. E secondo, perché bisogna sempre ricordare che ogni azione ha delle conseguenze e Mattias lo sa bene, visto che si è fatto 432 giorni di carcere in Russia. Con questo è tutto, spero che la storia vi sia piaciuta. Vi invito a mettere un commento, mi fa sempre piacere, anche per farmi sapere se storie del genere vi possono interessare in futuro. Volevo salutare tutti quelli che mi seguono, non siete tantissimi, però per questo ancora più importanti. Ciao e al prossimo video!